Se faccio così invece mi sentite? È sempre divertente qui cominciare a capire come diavolo fare ad avere l'audio. E sapete perché è divertente? Perché ho fatto una live un'ora fa e invece l'audio si sentiva, per cui è davvero molto curioso tutto ciò. Prova B. Ok. Qualcuno dovesse farmi la parodia, certamente me la farebbe per colei che non riesce mai a. Molto bene, quindi questa è la nostra chance di questa sera, ma è interessante tutto ciò. Ok, prima sì. È incredibile come io riesca a lasciare andare i soliti almeno 3 minuti prima di riuscire a trovare la quadra. Ora non si sente, non ancora. Appena tocchi il filo sparisce l'audio. Che palle, ragazzi. Veramente, penso che vincerò il premio per la più casinista. Proviamo a fare un cambio. Allora, sono al terzo microfono. Ok, altro giro, altro galo. Ditemi come andiamo così. Così dovremmo esserci. Ora sì, ora sì, io confido sul fatto che ora sì sia adesso con le cuffie nelle orecchie. Ok, vai, direi che ci siamo. Bene, facile, al terzo paio di auricolari ci siamo. Ok, vai. Ok, dai che partiamo sparati, pronti partenza via. Allora, questa sera voglio parlarti, voglio parlare con te, con voi di cuccioli. È tanto che non parliamo di cuccioli, per cui cerco sempre di far ruotare gli argomenti per essere più gettonati anche all'interno del gruppo di Cani per Amici. Motivo per cui questa sera ho deciso di parlare di cuccioli. Ho deciso di parlare di cuccioli anche perché mi capita davvero spesso di leggere all'interno del gruppo dei consigli, soprattutto per quanto riguarda i cuccioli, che non sono consigli adeguati. È chiaro che siano consigli dati in buona fede, questo è chiarissimo per me, però dei consigli davvero non adeguati. Allora ho deciso di fare un po' di chiarezza. Oh sì, ciao Giovanna, ciao anche a te, ciao Loredana, vai che ci siamo. Ok, allora. Ho deciso di fare un po' di chiarezza perché quando le persone prendono un cucciolo, adottano un cucciolo, credono che non serva mica sapere niente, cioè tutti sanno crescere un cucciolo, no? Il panettiere poi ti dà consigli, anche il macellaio quando ti vede arrivare col cucciolo ti dà un consiglio, peggio ancora l'area cane, tutti ti danno consigli. È un po' come quando fai un figlio che tutti presumono di sapere tutto. E tutti ti danno consigli. E invece le persone non sanno tutto, perché sul mondo dei cani c'è un universo di cose da sapere che semplicemente le persone non conoscono, ok? E dopo ne parleremo nel dettaglio insieme, andiamo a scoprire queste cose. Vai, che tanto sono felice che riuscite a sentire, che riusciate a sentirmi. Faccio sempre all'inizio di queste live due parole su di me.
Chiedo perdono a chi c'è qui tutti i martedì che due palle si sente dire sempre le stesse cose e a te chiedo di tapparti le orecchie per 3 minuti. Mi presento perché vedo stasera tanti nomi nuovi ai quali io ovviamente do il benvenuto, per cui mi prendo qualche minuto solo per presentarmi e ti chiedo, vi chiedo di darmi una mano a condividere queste live così che noi si possano raggiungere più persone possibili e di conseguenza più cani possibili. Il mio lavoro è insegnare a te, proprietario, che brutta parola, a te umano, come crescere il tuo cane nel migliore dei modi possibili, come crescerlo affinché lui abbia una vita felice, felice e affinché tu con lui abbia una vita felice. E poi il grossissimo del mio lavoro è aiutare le persone ad aiutare i loro cani a gestire o superare problemi e difficoltà. La fetta più grande del mio lavoro riguarda proprio cani con difficoltà o persone che hanno difficoltà con questi cani. Questo è il mio lavoro, insegnare a te. Benvenuta Tiziana, tu che sei nuova intanto. Perché il mio lavoro è insegnare a te? Perché che il tuo cane faccia 4 esercizi fighi con me non ha nessuna importanza, non ha nessun senso. Uno, perché 4 esercizi non sono la vita reale. 4 esercizi sono come saper dire le tabelline a memoria. Non è la vita reale. Un bambino che sappia dire 4 tabelline a memoria non è un bambino ben educato, è semplicemente un bambino che sa dire 4 tabelline. Non è un bambino gentile, rispettoso, che ascolta, che è curioso, che è aperto al mondo. No, è solo un bambino che sa le tabelline, ok? Stessa cosa per gli esercizi. Due, è con te che questo cane vive, è vostra la vita, è vostra la relazione. Ecco perché devi essere, è importante, la parola devi è brutto, è importante che sia tu ad imparare come fare a crescere il tuo cane, educarlo, affrontare problemi e difficoltà. Ecco perché una parte del mio lavoro è il cane. E l'altra parte del mio lavoro, io dico sempre 50-50, sei tu, è accompagnare te, per cui la particolarità del mio lavoro è proprio la sinergia tra te e il tuo cane e farvi evolvere, crescere, migliorare insieme. Faccio questo lavoro con delle consulenze one-to-one sul territorio, non. Ah, mamma mia, questo microfono ci fa sempre girare le sbalones alla grande. Mettiamolo così davanti alla bocca, va, che mi sembra la cosa migliore. Stavo dicendo, faccio questo lavoro come consulente, per cui faccio una consulenza o delle consulenze alla famiglia, cioè insegno proprio alla famiglia a crescere quel cane partendo dal conoscere quel cane. Non lavoro su un campo di addestramento perché non voglio lavorare su un campo di addestramento, perché insegnare 4 esercizi, te ne accorgerai anche quando mi sentirai parlarti di questo argomento. L'insegnare 4 esercizi sul campo, come già ti ho detto all'inizio, non è la vita reale. Quanti cani sul campo di addestramento sanno fare gli esercizi perfettamente, ma nella vita reale non se la riescono a cavare per niente. Urca, Rossella non sente. C'è qualcun altro che non sente? Posto che io giuro, se qualcun altro non sente, sono disperata. Ok, grazie Cristina che mi dici che l'audio è perfetto, perché sennò sarei impazzita. Papà, vi stavo dicendo, sì, non lavoro sul campo di addestramento, ma nella vita reale. E insegno alle persone, alle famiglie, anche attraverso dei video percorsi, dei videocorsi. E sistematicamente qualcuno si stranisce pensando: ma com'è possibile che insegni attraverso dei video quando non puoi vedere il cane? Questa è la cosa che con più frequenza viene pensata o detta. E io ho già spiegato 100 milioni di volte, ciao Speedy, che è necessario che io veda il cane perché? Perché insegno a te a vedere il tuo cane come lo vedrei io, a te a conoscere il tuo cane nel dettaglio, nella sua personalità, nelle sue criticità, nei talenti, nelle sue emozioni. Sei tu che impari, lavorando insieme a me, a conoscere il tuo cane e a muoverti in base a chi è lui. Questo è il presupposto. Poi, come diavolo faccio ad insegnare attraverso i video?
Una caratteristica del mio lavoro che mi sono guadagnata con fatica, per cui ne vado orgogliosa, è la chiarezza e la capacità di passare gli strumenti direttamente alle persone. Non mi sento, ve l'ho già detto una volta, per niente super figa quando i cani fanno le cose con me, perché non è il mio obiettivo. Il mio obiettivo è passare a te questa capacità, affinché tu sia capace, affinché tu ti senta capace, affinché il tuo cane ti veda come capace e affidabile. E questa è una caratteristica peculiare del mio lavoro. Riflettevo qualche giorno fa, mi è venuto in mente un episodio che ti voglio raccontare che trovo molto calzante. Perché le persone si aspettano che io lavori sul cane e poi passi il cane fatto, o si aspettano invece che di vedermi parlare qui live, mi aspettano di vedermi fare la figona con il mio, con i miei cani. E invece io sono sempre qui a parlarti e non faccio mai la figona con il cane o con i cani. E mi è venuta in mente questa cosa. Una mia amica che a gennaio mi diceva: voglio che mio figlio faccia lezione di sci con quel maestro lì, perché guardalo, guarda che figo che è, come scende, il più veloce di tutti, io voglio lui. Ha scelto lui per fare lezione a suo figlio. Suo figlio non ha imparato niente di niente. Perché? Perché lui era bravissimo, cioè vedere sciare lui era fichissimo, ma non aveva le capacità di insegnare. Non aveva la capacità di passare agli altri quello che lui sapeva fare. Ecco, io ho vinto questa capacità, peraltro me la sono sudata questa capacità, continuando a studiare ed acquisendo competenze diverse oltre a quelle cinofile. La mia grande capacità è di passare agli altri gli strumenti, di saper passare agli altri gli strumenti e di saper sostenere gli altri affinché possano fare quello che serve fare per ottenere risultati. Ecco perché posso insegnare anche attraverso dei video. Ok? E proprio insegnando attraverso dei video, ho creato dei video percorsi per aiutare anche le persone lontane. Uno è Educa il tuo cane, che è il video corso completo, e uno è un percorso per cuccioli, del quale cercherò di parlarvi velocemente anche questa sera. Perché questa sera l'argomento è sì, è proprio cuccioli. Di che cos'è che ti voglio parlare? Ti voglio parlare delle credenze, di quelle famose cose che le persone credono essere vere e invece non lo sono. Apro solo una parentesi perché Monica mi fa una domanda veloce alla quale posso rispondere velocemente, perché solitamente mi fate delle domande che implicano sempre la stessa risposta lunga. Monica chiede: per un cucciolo di 2 mesi, guinzaglio o pettorina? Io sono un amante delle pettorine, ma non disdegno affatto il guinzaglio, anzi, a volte per pigrizia, quando cani che proprio non tirano, non hanno difficoltà, uso il collare perché è più facile. Quindi, Monica, 2 mesi, per me è lo stesso, può andare bene una pettorina, può andare bene un collare. Spesso per i cuccioli è più facile cominciare con un collare e poi passare alla pettorina, perché a volte con la pettorina si sentono inibiti nel movimento. Per cui quando sono così piccoli lo strumento fa veramente poco la differenza. In generale fa poco la differenza, sta alle persone aiutare questi cani ad imparare a non tirare. Però io non sono quasi mai talebana, può andare bene l'uno, può andare bene l'altro. Trovo la pettorina molto rispettosa perché allarga il peso. Poi però con alcuni cani, ti ripeto, scelgo di usare il collare, per cui cerco sempre di calibrare in base a chi ho davanti, ok? Speedy, temo che tu non mi vedi e non mi senta, però gli altri spero che mi vedano e mi sentano. Ciao Franco, grazie di questa domanda. Sempre bello quando qualcuno di voi mi chiede come sto. Sto bene, grazie Franco, sto bene, sto portando avanti tanti progetti per cui sono molto contenta. Manuela, fino a quanti mesi si considera cucciolo? Questa è una domanda interessante e utile. Beh, considerate che facciamo 3 grandi categorie e poi cerco di andare avanti con cosa che vi voglio dire. Cani di piccola taglia. Non sono più cuccioli già a 6 mesi, cani di taglia media non sono più cuccioli a 9 mesi, i cani di taglia grande a 10-11 mesi. Potete considerare, ma proprio come macro categoria, quando i maschi cominciano ad alzare la zampa. Quando alzano la zampa sistematicamente sono tra l'adolescente e l'adulto, per cui più o meno le età sono queste. Poi a noi piace dire che sono cuccioli anche a 3 anni, però non sono più cuccioli, in realtà non sono più cuccioli. Ok? Buonasera Teresa, vai che parto con quello che vi volevo dire, sennò poi parlo velocissima. Allora, il grosso problema dei cuccioli è quello che dicevo, tutti adottano un cucciolo senza sapere.
si buttano nell'avventura, e questo è bellissimo, è un peccato però che le persone si buttino senza sapere, perché ci sono delle cose fondamentali che bisogna sapere. Sai perché? Perché i primi mesi di vita di un cane, primi mesi di vita, sto larga, fino ai 4 mesi e mezzo, 5, sono quelli più importanti in assoluto. Sai che quello che succede entro il 4 mesi e mezzo ha come ripercussione su quello che sarà il profilo, diciamo il carattere, diciamo il comportamento del cane adulto, un buon 30%, cioè quello che il tuo cane sarà da adulto, il modo in cui il tuo cane si comporterà da adulto, in modo adeguato, in modo inadeguato, dipenderà per il 30-35% da quei mini, cioè 4 mesi pesano su tutta la vita, che magari sarà di 12 anni, per il 35%, che è tantissimo, capisci? Poi possiamo, vado a grandi linee, l'altro 35% dipende dal cane che hai scelto, dal cucciolo che hai scelto, dalla razza che hai scelto, dall'incrocio di razze che hai scelto, dall'individuo che hai scelto. Perché anche a parità di razza, nella stessa cucciolata, quando ci sono, sparo, sei cuccioli, ci sono sei creature totalmente diverse l'una dall'altra. Pensa ai tuoi amici, magari hanno tutti la stessa età, magari fanno anche tutti lo stesso lavoro, tutti avvocati, e sono tutti completamente diversi a livello di personalità. C'è quello timido, c'è quello chiuso, c'è quello nervoso, c'è quello agitato, c'è quello calmo, ok? Lì sta il 35% del tuo cane, quello te lo sei preso, così è, e puoi indirizzarlo, ma non puoi stravolgerlo. E l'altro 35% dipende da te. Da te, da che proprietario sei, da quanto sei consapevole, dalle esperienze che fai fare, dalla vita che fai fare. Però capisci che un 35% ti è dato perché è il tuo cane. L'altro 35% sei tu, ok? E tu ci puoi fare tantissimo su di te, ma il grosso grosso resta in questa fascia piccolissima. Quindi, quanto è importante che un proprietario di cucciolo sappia che cosa fare nei primi mesi di vita. E se ormai ti sono scappati questi primi mesi di vita, ok, pazienza, fai un bel respiro, lavorerai tanto tanto sul tuo 35% e un po' sul 35% della personalità del tuo cane, ok? L'altra cosa, ti stavo dicendo, le credenze. Intanto fatemi fare un giro. Cucciolo di 4 mesi che fa i bisogni dappertutto. 4 mesi, ricordatevi l'età, dopo ne parliamo di questa roba della pipì. Il mio alza la zampa dai 3 mesi e mezzo, adesso ha 4 mesi ed ha ancora tutti i denti da latte. Normale, Barbara, è normale nel senso che può succedere, non è comune, ok? Perché i denti da latte appartengono proprio più all'età infantile. Alzare la zampa per marcare ad una preadolescenza, però ci sono cani molto molto pre, considerano loro un cucciolo. Agata, che bello, ogni tanto vedo dei nomi che non vedo da un po', per cui sono veramente felice. Ciao Luisella, spero di vederlo qui. Ok, Rossella, mio cucciolo 6 mesi, non posso farlo socializzare, abituare ai rumori, visto che abitiamo in campagna. Questo, Rossella, è vero, è un grosso pezzo del puzzle. Elisetta, ti avessi conosciuta prima quando Zeussino... Elisa ha un meraviglioso cane giallo che si chiama Zeus, che ormai noi chiamiamo Zeussino. Invece che a 2 anni d'età probabilmente non avremmo avuto certi problemi, ma tanti siamo riusciti a risolvere comunque con te. Grande, Elisa, te lo dico sempre che hai fatto un grandissimo lavoro insieme a me, ma tu hai fatto un grande lavoro. Elisa ha detto una cosa sacrosanta. Se mi avessero conosciuta prima, nel senso se Elisa fosse stata consapevole di quello che serviva ad un cucciolo, si sarebbe risparmiata a lei tanti problemi e soprattutto Zeus tanti problemi. È per quello che tanto spesso parlo dei cuccioli e di cose fondamentali per i cuccioli, proprio per questo. Perché chi ha un cucciolo in questo momento ha un'enorme opportunità, quella che Elisa non ha avuto, ok? Elisa e tante altre persone come lei. Per cui cerchiamo di sfruttare tutte le opportunità che abbiamo. Io ho uno spitz femmina, dice Maria, mai avuto un caso, mai avuto un cane. E da un mese in casa mia una pazza corre, salta, mordicchia noi e tutto. Voglio.
dei consigli, cosa devi fare quando le cose che non deve fare. Questa è un'altra cosa sulla quale vorrei che vi concentraste. Che cosa devo fare quando fa cose che non deve fare? Ok, torneremo anche su questo. Leggo ancora. Ciao Agata. Ok. Leggo ancora questo e poi riparto perché non riesco a riprendere il filo. Poi comincio a parlare velocissima perché ci sono tante cose che desidero dirvi e poi nessuno riesce più a seguirmi. Antonietta, la mia cucciola non ama molto essere toccata, essere manipolata ed è un problema anche per le cose banali, tipo asciugarla. Ci sto lavorando, ma credo che faccia parte del suo modo di essere possibile. Sì, Antonietta, certo che è possibile. I cani hanno una personalità, ok? Pensate sempre agli amici quando vi parlo di personalità, ai parenti, quanto sono diversi tra di loro. Ci sono cani che non amano essere toccati, così come ci sono persone che non amano essere abbracciate, toccate. E altri invece che passerebbero il loro tempo ad abbracciare e a farsi abbracciare, ok? Poi sì, certo che ci siano cani che non amano toccati. È importante abituarli a tollerare l'essere toccati, perché qualche volta è una necessità pulire, manipolare, dare una medicina, però non possiamo pretendere che abbiano piacere di essere manipolati. Per cui ottima osservazione, Antonietta. Maurizio, non ho un cane. I primi mesi di vita sono quelli più importanti perché sono quelli nei quali si forma il pezzo più grande di quello che sarà il comportamento del cane, perché c'è un pezzo fondamentale che si chiama socializzazione, un pezzo fondamentale che implica che il cane sia curioso verso quello che è il mondo esterno. Un cane prima dei 4 mesi e mezzo è istintivamente curioso. Quindi, quando un cucciolo viene preso, portato nella casa nuova, è proprio geneticamente, istintivamente curioso. Cos'è quello bidone dell'immondizia? Cos'è quella roba così strana? Un attimo che vada a vederlo. Oppure vanno per strada, vedono le persone strane col cappello, con la barba, le persone di colore, e si chiedono: oh, guarda, questo è diverso dal mio proprietario. Ma fammi un po' vedere che sono curioso, fammi capire com'è questo qua. Oppure sentono il rumore della serranda che scende, sobbalzano e poi si chiedono: oh, ma che cos'è? Ah, ok, rumore della serranda. E piano piano incamerano queste informazioni e imparano crescendo a gestirsi queste cose. Boom, rumore, ok, serranda, no problem. Persona di colore, persona strana, persona che mi viene vicino di corsa. Ah, ok, vabbè, ho capito che non è una minaccia, ce la faccio. Quei bidoni, quei camion. Ah, ok, ho capito che sono i camion, non c'è un problema. Ma passati i 4 mesi e mezzo, per alcuni cani addirittura i 3 mesi e mezzo, alla curiosità subentra la diffidenza. I cani, se hanno la possibilità di conoscere il mondo prima dei 4 mesi, 4 mesi e mezzo, fanno fatica perché alla curiosità subentra la diffidenza. Vedono la persona di colore. Chi è quello? Perché è diverso dal mio proprietario? Mio proprietario, perché è diverso dalle due persone che stanno con me a casa? Non mi piace. Ma entrano la serranda per la prima volta, sono non più curiosi ma diffidenti. Cos'è quel brutto rumore? Mi ha fatto paura, non lo voglio mai più sentire. E nasce la paura invece che la confidenza, ok? Questo è il motivo per cui molti cani abbaiano le persone, molti cani abbaiano gli altri cani, molti cani hanno paura delle serrande, molti cani non passano sulle griglie per terra, ok? L'ho fatta strettissima, ma strettissima, strettissima, eh? Poi dopo ci torneremo ancora. Allora, mi fermo un attimo e mi cavo fuori un secondo dalle vostre domande, se no non riesco a seguire il filo e di conseguenza non riesco ad aiutarvi. Vi accorgerete, come sempre, che non risponderò a tutte le domande, ma non perché non voglia rispondere a tutte le domande, ma perché cerco sempre di darvi nel tempo che abbiamo più opportunità possibile di imparare e di capire. Ecco perché a volte salta alcune domande che sono molto dettagliate e non mi permettono di aiutare tutti, ok? Perché voglio tornare alle grosse credenze, a quello che le persone credono che sia necessario fare per crescere un cucciolo. Le persone pensano che per crescere un cucciolo si debba semplicemente sgridare il cucciolo tutte le volte. Una cosa sbagliata. Credono che si debba dire no in tono secco, deciso e risoluto ogni volta che fa la cosa sbagliata. Questo per la maggior parte delle persone è crescere un cucciolo.
Ma sapete che palle per un cucciolo che sta sperimentando il mondo, che sta cercando di sperimentare voi e di capire se siete affidabili o non siete affidabili? Sentirsi sgridare di continuo. Ma hai idea di che dose di stress si metta addosso ad un cucciolo dicendogli continuamente di no? Io lo dico sempre scherzando, ma sapete che incontro un sacco di cuccioli che secondo me credono di chiamarsi no? Perché è la parola che sentono usare più spesso. Tu prova a pensare, mettiti per un attimo nei suoi panni, pensa di essere una creaturina che viene adottata, vai a finire in un posto nuovo, non sai niente, non conosci niente, e di avere vicino due persone che ti stanno tirando su, due, tre, una, ok? Che continuamente ti dicono no. Che relazione andrai a sviluppare con queste persone? Con queste persone crescerai sicuro, confidente, ti fiderai di queste persone o comincerai a pensare che queste persone proprio tanto carine e affidabili non ci sono? Non sono. Questa è una riflessione veramente importante. E non è il modo di crescere un cucciolo e dirgli sempre di no. Ci sono, lo dico dopo che cosa serve. Ah, un'altra cosa che le persone credono essere vera, che mi è capitata ancora di leggere qualche giorno fa nel gruppo, è il punire. Punire è il classico, è il giornale. Ok, fa qualcosa di sbagliato, lo puniamo con il giornale. Mai nessuno si chiede: ma perché questo cucciolo si sta comportando nel modo sbagliato? Ti faccio un esempio. Un cucciolo morde, mordicchia. Nessuno si chiede perché mordicchia. Tutti si chiedono: quindi come faccio perché smetta? A me tutti chiedono quindi come faccio perché smetta? E qui parlo di consigli svariati, soliti, no, il giornale, ma no, in tono secco direi che è il più gettonato di tutti. Invece la domanda giusta è: ma perché il mio cucciolo si comporta in questo modo? Perché il mio cucciolo mordicchia? Un conto è mordicchio, un conto è mordo e lascio i segni, ok? E dopo lo vediamo insieme. Stessa cosa con la pipì. Come faccio perché smetta di farmi la pipì in casa? Ok? Invece la domanda è: ma perché ti fa la pipì in casa? Ok? Cambia completamente. Ok? Ma cambia tanto. Ancora, quello che le persone credono, ed è il modo che quasi tutti usano per crescere un cucciolo, è la parte opposta. Il cucciolo distrugge o mordicchia o morde. Usiamo la parola morde, va, che così è più chiara. E le persone pensano: ma sì, passerà. A casa da solo piange, passerà, è solo un cucciolo. E passerà solo un cucciolo, mio nonno. Prova a pensare che se quel cucciolo piange perché a casa, quando è a casa da solo, implica lasciarlo. Aspettate che mi sia aperto qualcosa in quella situazione. E se non passa? Passa una volta su tre. Una passa, se butta culo, passa. Ma non passa, e lasciamo un cucciolo in quella situazione. Un cucciolo piange, che sta dicendo: sto male, qualcuno mi dà una mano. Il cucciolo che fa pipì in casa. Perché fa sta pipì in casa? Magari c'ha 3 mesi, fino a 4 mesi ci sta che un cucciolo faccia pipì in casa, perché fa fatica a contenersi. Di contro, se un cane a 8 mesi fa pipì in casa, dire passerà è giusto? No, perché non è più normale che un cucciolo faccia pipì in casa a 8 mesi. Riuscite a capire che mancano dei pezzi? Mancano dei pezzi fondamentali. Ne manca uno prima di tutto, la conoscenza da parte delle persone, la consapevolezza da parte delle persone. Il problema è che chi adotta un cucciolo non sa, non è veramente consapevole di che cosa serva e di chi sia un cane. Per quello che ti dicevo prima, perché in giro le persone non sanno, perché sul web c'è scritto di tutto e di più e le cose veramente interessanti sono poche, perché tutti danno consigli. Io prima ti nominavo il macellaio e il panettiere, ma che competenze hanno il macellaio e il panettiere per dirti come crescere un cucciolo? Perché tutti sui cani pensano di sapere tutto?
Negli altri mestieri, secondo me, succede meno. In questo tutti pensano di sapere tutto e non è così. Spero che fino a qui tu te ne sia accorto. Che cosa serve? Quello che serve è la conoscenza e la consapevolezza. Motivo per cui mi vedi sempre qui a parlare con te e non mi vedi fare quattro esercizi con i cani. Perché quattro esercizi con i cani sono quattro cretinate che non sono. Mi riferisco al seduto halter e resta e non a fare delle altre cose. Il seduto halter e resta, che sono le cose che le persone credono essere l'educazione del cane, non sono l'educazione del cane. Ti faccio un esempio. Il cane che abbaia alle persone. Le persone credono che quel problema si risolva dicendo no, o facendogli fare seduto. Ma se quel cane abbaia alle persone, un motivo c'è, se ha paura delle persone. Ma tu pensi che dicendogli di mettersi seduto lui non abbia più paura delle persone? Ecco, secondo me questo può essere un buon esempio per aiutarti a capire. Facciamo una pausa, che vi ho detto 150 milioni di cose. Il punto fondamentale è tutti cercano sui voli di tappeto. Vi siete resi conto con le cose che velocissimamente vi ho detto fino qui? Che quello che serve è un percorso di conoscenza, un percorso di conoscenza e di consapevolezza per te, perché se tu sai i perché delle cose, poi puoi anche sapere come fare ad intervenire. E le persone pensano solo a tappare il buco, ad inibire ciò che il cane fa di sbagliato. Questo non è crescere un cane, quello è tappare i buchi. Crescere un cane è crescere una creatura, io credo, prima di tutto felice, rispettata, compresa, capita. Questo è un pezzo fondamentale. Secondo te, ti faccio un buon esempio, un cucciolo che non è ancora arrivato a 4 mesi, per cui non ha ancora un completo controllo degli sfinteri, per cui se si agita si fa la pipì addosso, che se la fa addosso in casa, viene punito perché l'ha fatto in casa, quando non riusciva a trattenerla, perché non è sufficientemente competente per tenerla. Ma ti vedrà come qualcuno da rispettare? O ti vedrà come qualcuno che proprio tanto affidabile non è? Questo è un altro, secondo me, esempio banale ma chiaro. Mi fermo un attimo. Sto dicendo un sacco di cose velocissime stasera. Vediamo se riusciamo a dare due indicazioni. Ho una cucciola di circa 6 mesi, trovata per strada. Spesso corre intorno a se stessa in modo continuo e non risponde a nessun richiamo e morde parecchio, non forte, ma graffia i pantaloni. Su questo ci torniamo ancora perché è una motivazione comune. Anche Oriana, un cucciolo di 4 mesi, non ha iniziato a socializzare. Vi apro una parentesi intanto e vi anticipo che giovedì alle 18:30 sulla pagina Facebook di Cani per Amici. Sarò live con un fantastico amico veterinario, una persona della quale ho grande stima, e parleremo proprio dei cuccioli, dei vaccini e della socializzazione. 4 mesi è tardissimo, Rihanna, per socializzare. È tardi. È vero che siamo in quarantena, chiamiamola così, però insomma, un minimo di vita fuori c'è. È poco, ma quello che c'è cerchiamo di sfruttarlo, perché sennò saremo nei grossi guai. Agata, che mito, io ti ho conosciuto tempo. Poi, cioè, io non voglio preoccupare nessuno, voglio che il cucciolo capisca l'unità che ha e non perda tempo. Chi non ha più un cucciolo intanto comincerà a capire perché forse si è incasinato la vita. Dovrò chiedere aiuto. Francesco, sarà un piacere aiutarti con il mio percorso. Vedrai che sapere che cosa fare vi cambierà la vita. Gennaro, io e la mia fidanzata abbiamo una canina che morde i mobili, cosa dobbiamo fare? Vedete, non, veramente abbiatemene, tutti mi fate la stessa domanda, cosa dobbiamo fare? Come tappare il buco? E la risposta è sempre la stessa, perché questo cane distrugge i mobili? Le cose si risolvono partendo dalla conoscenza. Ecco perché tutte le persone dovrebbero sapere, per me tutte le persone che hanno un cane dovrebbero un percorso di conoscenza e consapevolezza, perché non c'è conoscenza, non c'è consapevolezza. E la colpa non è tua che sei lì dall'altra parte, io ti sto dicendo queste cose. La fregatura che è in cinofilia di conoscenza e di competenza ce n'è ancora troppo poca. Ecco perché io cerco di passarvela il più possibile. Quasi 2 anni, abbaia tutti i cani, prima non lo faceva. Ivan, ti do una risposta velocissima, presumo possa essere per il trasferimento
il cambiamento, per cui il salire del livello di stress. Trovi delle dirette sullo stress più indietro. Se un cucciolo non ha mai conosciuto la sua mamma, può avere problemi? Oh, certo che sì. Un cucciolo che non abbia avuto la mamma, che abbia avuto una mamma non tanto bravo, che abbia avuto troppi fratelli, parte già svantaggiato perché gli mancano proprio dei pezzi dell'apprendimento. Poi, come sempre, noi siamo consapevoli di che cosa può succedere e diamo una mano, però sì, cambia tantissimo. La mia cagnolina di 6 mesi non vuole stare nella cuccia, ma solo sul divano. Appena andiamo a dormire, sale ai piedi del letto. Se chiudo la porta e la lascio fuori, piange e fa disastri. Piange e fa disastri perché fa fatica, quindi lascio la porta aperta e dorme sul letto, ma capisci bene che soprattutto in questo non sia al massimo. È importante, Tiziana, un passaggio graduale, evidentemente questo cane fa moltissima fatica a stare da solo, però attraverso un passaggio graduale, lavorando anche sulla relazione e sul farla sentire sicura, ovviamente si può arrivare ad allontanarla e ci sta tutto, cioè secondo me è una scelta assolutamente lecita che il cane non dorma in camera da letto. Adesso mi sta mordendo e non riesco a farlo smettere. Non è pazzo, non è pazzo. Vi mando dei pezzi. Ok, adesso cerco di darvene ancora qualcuno di pezzo perché stiamo andando lunghissimi. Ok. Ah, sì, mi metto il microfono più vicino. Ogni tanto ricordatemelo. Ok. Vi voglio accompagnare ancora a capire quanto il pezzo fondamentale sia l'essere consapevoli e il sapere. Cerco di farvi degli esempi. Prima dicevo che cosa serve per crescere un cucciolo, serve un percorso di conoscenza per le persone. Questo lo dico sempre, del motivo per cui io ho creato i percorsi, ho creato un percorso per cuccioli e ho creato il videopercorso al tuo cane per accompagnare tutte le persone prima ad essere consapevoli e poi a fare. Questo è quello che serve. Non c'è l'alternativa del consiglio magico, non c'è. Perché la conoscenza? Ti faccio degli esempi concreti. Un esempio concreto è questo, quello che ti accennavo prima, l'importanza della socializzazione, di come socializzare, cioè di permettere a un cane di imparare ad affrontare, a gestire gli estranei, gli incontri con gli estranei, i cani nuovi, le situazioni nuove. Un cane che abbia fatto una buona socializzazione nei primi mesi di vita, perché le persone sanno come farla fare, e cresce essendo aperto verso il mondo, essendo interessato al mondo, non avendo paura di persone e cani. Ricordate che la stragrande maggior parte dei cani che abbaia alle persone è mossa dal timore, dalla paura, un abbaio da distanziamento, stammi lontano, non mi venire vicino. Ma se le persone non sanno questa cosa, non sanno qual è il momento giusto per socializzare, non sanno come farla, è ovvio che poi molti cani sviluppino problemi. Oppure il mordere e saltare all'afferrare, che sono venuti fuori qui tante volte. Non è dicendo no ad un cane che smette. O meglio, ci sono cani timidi, i quali urlando in faccia no, si spaventano e smettono. Questi cani sembrano dei cani perfetti, ma sono quasi sempre dei cani inibiti. Non posso dirti che siano dei cani felici, perché basta dire no al tuo cane, lui smette, sembra molto figo. Ma ricordati che dal punto di vista del tuo cane e di come sta lui, molto figo non è. Per fortuna, la stragrande maggior parte dei cani, se gli si dice no, se ne strasbatte, soprattutto i cani particolarmente agitati. E ne ho visti tanti, ho letto di tanti all'interno del gruppo per cui nomino. Perché è fondamentale se tu hai un cane agitato che salta, afferra, tira i pantaloni? Perché non è l'esercizio, non è il no, non è dirgli seduto che ti cambia la vita, perché il problema non si sta lì. Perché questo cane mordicchia così tanto? Ok? Perché ci sono delle cose che disfunzionano, ci sono delle cose che non vanno, ok? Probabilmente manca equilibrio al tuo cane, probabilmente i bisogni del tuo cane non sono soddisfatti. Cerco di essere velocissima, se no infiliamo in un ginepraio. Ogni cane, prima di poter imparare e per essere disposto ad imparare, ha bisogno di stare bene, di stare in equilibrio. Quando i cani non fanno sufficiente attività fisica giusta per loro, non usano il loro cervello,
il modo adeguato, perché hanno bisogno di usare il cervello, non hanno un ruolo all'interno di un gruppo, non hanno la possibilità di usare oggetti di masticazione a sufficienza, non c'è una relazione chiara e definita, non c'è un membro del gruppo a cui loro si sentono di potersi affidare, non si sentono capiti. Questi cani si comportano male perché manca equilibrio. Il modo più tipico per certi cani del mostrare di non essere in equilibrio è l'essere troppo agitati. Fanno fatica a calmarsi, ma non è andare ad inibire l'agitazione, è andare a monte a sistemare le cose che ti ho detto affinché quel cane sia in equilibrio. Vedrai che poi non morderà più, ok? Ma capisci che non è l'esercizio, ma è la conoscenza che fa la differenza. Dobbiamo lavorare sulla comunicazione, sulla relazione, sui bisogni, non sull'inibire, ok? Perché se no non funziona. Oppure funziona, ma abbiamo il cane triste, sminchia e smoscio. E io questo lo trovo molto triste e molto poco rispettoso, che non vuol dire che non si dica mai di no ai cani. No, certo, qualche volta ci sta, mettere dei paletti ci sta, ma non può essere il modo di crescerli. Oppure ti dice che è necessario la forza e la consapevolezza. Stavamo parlando della pipì. Abbiamo capito che fino a 4 mesi un cane e fa proprio fatica a trattenere, per cui ci può stare che fino a 4 mesi faccia la pipì in casa. Sgridarlo, punirlo, mettergli la faccia nella pipì, tutte queste altre leggende metropolitane non servono a niente. Serve che cosa? Uno, partire dal presupposto che fino a 4 mesi ci sta ed è normale. Due, fornire a questo cucciolo delle occasioni, delle opportunità per farla fuori. Posto in cui è importante che lui impari a farla, ma se tu stai fuori 3 secondi, stai fuori 3 uscite al volo, neanche gli dai il tempo. Se tu non sai quali sono i momenti nei quali a un cucciolo scappa la pipì, perché ci sono dei momenti ben precisi, lo porterai fuori magari sempre nei momenti sbagliati e lui non imparerà mai a farla fuori. Capisci perché bisogna sapere le cose? Poi ci sono cuccioli che prendono uno schema nel fare la pipì a casa, per cui escono fuori, la tengono, la tengono, la tengono, tornano a casa e la fanno a casa, perché nella loro testolina hanno elaborato uno schema per cui si deve portare fino a casa sta pipì, ok? Questi cuccioli hanno bisogno di imparare che il posto non è quello, ma è fuori. Quanti cuccioli hanno imparato a sporcare sulle traversine e poi fanno la pipì sui divani, sulle cucce, perché a loro sembra tanto simile sotto i piedi la traversina. E non sono gli esercizi qui, è la consapevolezza, sapere che cosa fare. Riuscite a seguirmi? Ok? Oppure il cane che ha difficoltà a stare solo. Spessissimo io sento dire, il cucciolo deve imparare. Le persone prendono il cucciolo il venerdì e il lunedì devono tornare al lavoro e stare fuori 6 ore. Deve imparare a stare solo. Certo, è importante che il cucciolo impari solo. Ma il deve imparare, non sono macchinette, ha bisogno di tempo per imparare. E se le persone non sanno come fare ad insegnare ad un cucciolo a stare solo, come sempre, se hanno gran fortuna. Questo cucciolo con la porta sbattuta in faccia dopo 2 giorni insieme, poi le persone tornate al lavoro, riuscirà a trovarsi il modo di stare solo. Ma sono pochi i cuccioli, la stragrande parte dei cuccioli poi sviluppa problemi. Problemi di solitudine che a volte vengono fuori subito, a volte vengono fuori nel tempo. Come si fa ad insegnare ad un cane con la competenza, sapendo qual è l'età alla quale la mamma comincia ad insegnare ai cuccioli a stare soli? Sai che generalmente la mamma comincia verso i 4 mesi ad insegnare ai cuccioli a stare soli. Prima tende a stare molto con loro, diciamo dai 3 mesi e mezzo, va. Però è importante sapere quando cominciare a lasciare solo un cuccio, perché creare un buon distacco e sapere come farlo segna il resto della vita di quel cane, di quella famiglia, perché avere una difficoltà con un cane che non sta da solo è una difficoltà enorme per tutta la vita, per la famiglia e per il cane, ok? Prova a pensare a questi esempi che ti ho fatto: la pipì, il mordere, l'abbaiare alle persone, la solitudine. Si risolvono con seduto terra e resta al campo d'addestramento? O non al campo d'addestramento, ma facendo seduto terra e resta? C'entrano qualcosa con la buona educazione? Gli esercizi seduto terra e resta? No? Ok, spero di essere riuscita a spiegarmi. Provo a darvi ancora un paio di risposte perché sono andata lunghissima, ma c'erano tante cose che vi volevo dire.
Ciao Licia! Bello Elena, hai ragione, sono tutti tuttologi. Sì, in questo mondo sono tutti tuttologi. Io che cerco sempre di fare la mia parte nel mio, devo dire che questa roba dei tuttologi ogni tanto veramente mi irrita. Maria Grazia, spero di capirla e di essere ancora in tempo. 6 mesi, ma certo, Maria Grazia, trovo bellissimo che tu abbia voglia di scoprirla, ok? Labbro del 5 mesi salta addosso, non vorrei che facesse come la mamma. Io so che sono felici e per la mia contentezza saltano, giocano. A me non danno, ma quando incontrano altre persone non sta bene. Ecco, anche il saltare addosso, secondo me, fa parte delle buone competenze di non educazione. Questo sì, questo ci sta. Il mio 4 mesi fa ancora i bisogni in casa. Sonia, dai, 4 mesi è la finestra che ci possiamo ancora dare. Ok, ma dopo 4 mesi è importante che si insegni ad un cane a sporcare fuori, perché è il momento. Vi ripeto, 5-6 mesi non sono più l'età per cui un cane sporchi in casa. La Cri, la Sole, è stata abbandonata davanti a un cancello di un canile pugliese appena nato, non ha mai conosciuto la sua mamma. Sono consapevole che le mancano dei pezzi, le mancheranno sempre importantissimi, ma cerco con tutta me stessa di colmare questo grande vuoto. Cristina, secondo me te la cavi benissimo. Io credo che sia importante essere consapevole. Te come esempio, se io so che il mio cane non ha avuto la mamma, non ha avuto la socializzazione, sarò anche più disponibile ad aiutarlo, a supportarlo, a sostenerlo in certi comportamenti che magari non mi piacciono tanto, che non vuol dire, mi raccomando, fargli andare bene. Cioè, il nostro compito è accompagnare questi cani a comportarsi nel migliore dei modi possibili, ma il sapere che già sono partiti deficitari, secondo me, ci aiuta a fare di più, perché questi cani hanno bisogno di più senza perderci d'animo. Per cui, Cristina, vai alla grande così. Lidia, boxerina di 8 mesi. Nell'area cani gli partono crisi dal nulla e inizia a mordermi. Riesco a calmarla con biscotto, ma è giusto? Riuscite a capire, vedendo le domande degli altri? Scusami, Lidia, ti uso davvero, ti uso soltanto come modo per spiegare. Vedete che tutti siete sempre concentrati sul come risolvere le cose e la risposta è sempre una. Perché si comporta così questo cane? Per saperlo ci vuole un percorso di conoscenza. È giusto calmarla con il biscotto? Ti do una risposta velocissima, Lidia. No, è importante capire perché si agita così tanto, perché magari quel contesto di area cani non va bene per lei o quel cane non va bene per lei, ok? Se una persona sa leggere il suo cane, sa leggere la sua comunicazione, sa capire quando si sta agitando troppo, allora sì che può intervenire e prende un miliardo di punti agli occhi del cane, perché si comporta veramente come l'adulto di riferimento. Ma la grande maggior parte delle persone non sa leggere, non si accorge di quando il cane sta andando in ipereccitazione, per cui in un comportamento inadeguato, e riesce soltanto ad intervenire dopo. Invece è fondamentale capire prima ed intervenire prima. Capite perché batto così tanto sull'essere consapevoli e sul conoscere? Mara, il corso, che tenera, il corso mi insegna tantissimo, vi aiuta a creare una bellissima empatia con il vostro cane. Io a volte mi trovo un po' in difficoltà. Qualche giorno fa ho ricevuto una mail che diceva qualcosa del tipo: ma tu parli sempre del videocorso che vendi. L'alternativa non c'è. L'alternativa non c'è. Quando le persone mi chiedono che cosa serve per questo, che cosa serve per quello, che cosa devo fare, io in scienza e coscienza do la risposta che veramente aiuta e cambia la vita. Un percorso. All'inizio di questa live c'è stata la domanda collare o pettorina, ok? E c'è quella domanda, è una domanda alla quale è ovvio rispondere, si può rispondere. Ma negli altri casi serve un percorso, vogliamo fare veramente qualcosa, questo è quello che possiamo fare veramente. Leggiamo ancora di Bianca e poi cerchiamo di chiudere. Bianca, 5 mesi, aveva iniziato a socializzare, a fare i bisogni fuori. Dal Covid i tempi fuori si sono ridotti notevolmente, anche i cani che incontriamo. Bianca ancora non fa i bisogni fuori. Inoltre vedo che vorrebbe giocare con gli altri cani, ma poi scappa impaurita. Inoltre ora tira tantissimo, mentre prima non così tanto. È oggettivo che questo momento, che prima di tutto ha portato cambiamento e stress nella stragrande maggior parte dei cani, abbia complicato le cose, ok? Questo è innegabile. Però tutti voi che avete un cucciolo avete comunque spazio di manovra in questo momento. Certo che è un momento sfigato, certo che non l'avremmo voluto, certo che è il peggior momento per voi, però piano piano, sapendo che cosa fare, si possono trovare delle soluzioni ed è importante che sfruttiate comunque questo momento. Ok?
Gabriele, non riesco più ad accedere al corso, mi chiede il touch, lo faccio e mi dice password sbagliata. Gabriele, lo dico a te, così lo ricordo a tutti, chiunque abbia uno dei miei videopercorsi, se vi incartate da qualche parte a livello tecnologico, come adesso Gabriella, mandate una mail all'indirizzo info@caniperamici.it o al numero WhatsApp di Cani per Amici che trovate sul sito. C'è lo staff tecnico che vi accompagna passo passo. Io su quella parte lì non vi so aiutare perché non sono capace, proprio non è la mia. Non è la mia. Allora, direi che è il momento di andare in chiusura perché siamo andati lunghi, c'erano ancora un sacco di cose che avrei voluto dirvi, ma cerchiamo di segmentare questo argomento cucciolo che è immenso e vastissimo. Io vi voglio ancora dire tre cose importanti. Uno, vi ricordo, giovedì 18:30 sul gruppo di Cani per Amici, la live con il dottor Zanella, parleremo ancora di cuccioli, di vaccine, di uscite, di socializzazione. Pezzo numero due, sono felicissima di dirvi che in questo mese di tanto tanto lavoro online ho portato a termine un progetto che avevo lì da un anno e non riuscivo mai a termine. È un progetto per tutti i membri di Cani per Amici. Io sono veramente, veramente strafelice. Credo tempo una settimana di potervelo portare. Comincio a dirvelo perché è un lavoro a cui tenevo tantissimo e so che sarà di enorme aiuto, per cui già comincio ad anticiparvelo. Pezzo numero 3 che vi volevo dire. Per tutti voi che avete un cucciolo sul sito www.caniperamici.it c'è la possibilità di avere il video percorso sui cuccioli che letteralmente ti vi prende per mano e vi accompagna nei primi mesi di vita. Oppure, come credo ormai tutti sappiate, c'è la possibilità di avere l'intero video percorso Educa il tuo cane con i 15 giorni del mio supporto diretto, tutta per voi, con le live una volta a settimana per 60 giorni, che è l'intero percorso Educa il tuo cane che ti accompagna dal giorno zero con un cucciolo per tutto il resto della vita. Trovate tutto sul sito www.caniperamici.it. Per informazioni sui video percorsi, vi chiedo di fare riferimento al numero WhatsApp di Cani per Amici che è 388 649 6137. Devo leggere perché non me lo ricordo mai. 388 649 6137 è un numero WhatsApp, potete mandare messaggi o audio. Io sono sicura che qui dopo Gabriella ci siano ancora tante domande che sono rimaste fuori. Sono veramente tanti in questo momento. I cuccioli, cercheremo nei prossimi giorni di aprire ancora una parentesi cucciolo. Abbiamo fatto anche una live sui cuccioli sulla prima notte all'interno del gruppo di Cani per Amici la scorsa settimana, per cui la trovate registrata. Direi che vi ho detto tutto. Perdonatemi veramente se non ho risposto a tutte le domande, non me ne vogliate. Non è facile riuscire a rispondere a tutti e cercare di seguire un filo così che tutti possiate comprendere. Io per questa sera vi saluto. Come sempre, ti ringrazio, vi ringrazio di essere stati qui insieme a me perché è sempre un grande piacere. E vi do appuntamento prima giovedì e poi di nuovo martedì sera alle 20:30. Grazie, 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 grazie a tutti. Alla prossima! Ciao! Mi spiace chiudere ancora con tutti questi pezzi di qui. Vado, basta, sto buona. Ciao!